L'amministrazione comunale di Riverolo Mantovano, di concerto con quella di Bozzolo, si è fatta promotrice di una comunità energetica rinnovabile. In particolare, nell'incontro pubblico di giovedì 4 aprile, i tecnici di Regione Lombardia hanno illustrato le caratteristiche e insieme l'opportunità di accedere ai fondi del PNRR, come spiega il sindaco di Bozzolo, Giuseppe Torchio. I due comuni di Riverolo e Bozzolo hanno ritenuto necessario, con l'aiuto delle agenzie sia provinciale che regionale, partecipare in forma allargata a questa iniziativa che ha avuto un grande consenso di imprenditori, di cittadini. Il beneficio sulle bollette energetiche. Siamo in un'economia da guerra, si è detto, siamo lunghi, cioè in grande ritardo, per tante cose, dalla natalità alla questione degli organici nella sanità, negli enti locali, e siamo in ritardo rispetto all'Europa anche sulle comunità energetiche rinnovabili. Dobbiamo fare un grande sforzo, in questo anche la Chiesa ci sta spingendo, le diocesi, le stesse lettere apostoliche del Papa. Allora bisogna lavorare per dare alla gente l'opportunità di crescere e di svilupparsi a dei costi contenuti. La cera è questo. Il sindaco di Riverolo Mantovano, Massimiliano Galli, ha invece sottolineato gli aspetti di natura sociale insiti nella creazione di una comunità energetica. Il varare la comunità energetica per una piccola comunità è una cosa molto importante, un passaggio fondamentale per sentirsi parte l'uno del destino degli altri. All'interno di una piccola comunità il contesto aggregato è la forza della comunità stessa e il senso della comunità energetica è proprio questo, produrre energia insieme. Da non sottovalutare sono anche gli aspetti di natura sociale che derivano da un lato dai fondi che il PNRR mette a disposizione e dall'altro dai ricavi che questa comunità energetica può generare. Ovviamente questi ricavi avranno e hanno una ricaduta di natura sociale e che si riverbererà verso quelle persone che sono più fragili nel contesto comunitario.